Amici, buonasera, buona domenica a tutti, benvenuti in questa nostra nuova diretta. Sono sempre io, Francesco Balsamo, il vostro contadino di fiducia, sono qui insieme a Rossi, buona domenica a tutti, ad illustrarvi una nostra nuova ricetta. Insolita, perché comunque sì, noi diciamo, domenica non siamo quasi mai presenti. Infatti, quindi, siccome siamo stati assenti per una settimana, causa lavoro, e ringrazio tutti coloro i quali che mi hanno mandato migliaia di messaggi, ma che fine avete fatto? E quindi il lavoro chiama, poi c'è stato il compleanno del bambino, ogni tanto abbiamo anche una vita, giustamente, e quindi volevo ringraziare tutti. E questa sera faremo una ricetta particolare, veloce, perché, pratica, sì, con pochissimi. Saranno tornati tutti dal mare, magari qualcuno esatto, ha qualche ingrediente. Sì, ha qualche ingrediente veloce, ci si dia a cucinare e fanno questa ricetta. Ci si dia per gli amici del sud siciliani, per gli amici del nord. Non hanno voglia di cucinare. Nel frattempo voglio salutare tutti coloro i quali si sono messi ad ascolto in questo momento a seguire questa diretta, nonché tutti i miei follower, nonché la mente di azienda Balsamo Francesco, che vi ricordo essere sempre il signor Gianfranco Lo Piccolo. Allora, cominciamo con questa ricetta, andiamo a proporre, perché ha un senso, il nostro pesto di pistacchio. Pistacchi ovviamente siciliani, questo è il formato piccolo, che è quello da 90 grammi, ma troverete anche il formato da 200 grammi, che potete trovare sul nostro sito. Lo vuoi dire tu qual è il nostro sito? La selezione di francescobalsamo.it. www, ovviamente. Su Google si può scrivere. Questo così è vero, ok. Perché io vado. Quindi okay, troverete il link del sito per i nuovi direttamente in descrizione, così potete andare ad acquistare, anzi, siete obbligati ad acquistare questo prodotto, se no le ricette non ve ne facciamo vedere più. Chiaro, glielo diciamo chiaro. Quindi se volete continuare a vedere le nostre ricette, devono arrivare ordini, così come sono arrivati in questa settimana, una settimana di sito, ordini, cioè, poi uno sembra che si vanta, però hanno risposto. Abbiamo riscontrato un enorme successo, quindi continuate così, almeno qualche volta vi facciamo le ricette in un contesto diverso, non anticipiamo niente. Infatti, andiamo subito a questa ricetta. Abbiamo scelto questa dieta, questa diretta, questa ricetta stasera, perché molti mi chiedono l'utilizzo del pesto di pistacchio, che non è solo con la pasta o con il risotto o insomma, o anche sopra la pizza, ad esempio. Sì, qualcuno glielo mette. Si può anche condire il pane. Ok. Noi questa sera lo condiremo con delle melanzane, queste viola fatte fritte con passate nell'uovo e poi nel pan grattato e fritte. Molti lo sanno, noi le chiamiamo le melanzane alla cotoletta, non so dove si chiamano così. Ci hanno insegnato così. Noi li chiamiamo così. Sì. E delle patatine, cioè abbiamo fritto delle patate con la loro buccia. Semplicemente con questa forma. Sì, ovviamente, scusa se ti interrompo, io sempre mi affiorano i miei ricordi di chef, perché molti sanno che io sono anche un cuoco. Queste io le chiamerei chips di patate. Vabbè, io siccome siamo giustamente in Sicilia, voglio essere un po' più grezza. Più grezza si può dire, per più grezza significa in Sicilia più rude. Rustica. Quindi condiremo questo panino, che per chi torna dal mare o per chi, come dicevamo prima, che stai facendo? Volevo fare vedere nel frattempo che tu parli. Non assaggio, però siccome volevo far capire di cosa stiamo parlando, se il nostro camera venne in guardia qua, come vedete signori, questo è pesto di pistacchio autentico con vero e proprio pistacchio siciliano. È l'olio extravergine perché d'oliva. Dobbiamo, il pistacchio, come tantissimi altri prodotti, viene da tutto il mondo e qui ripetiamo sempre le stesse cose. Quindi bisogna comprare italiano, siciliano, e portiamo avanti i nostri prodotti. Mi vanto nel senso che vai fiero, fiero di quello che ovviamente è in olio extravergine d'oliva. Anche un po' più basso, non c'è olio di semi, solo tre ingredienti, veramente quattro: pistacchio, olio, sale e pepe.
vi ricordo, sul nostro sito potete andare a acquistare 7 euro il vasetto grande, o per chi volesse il piccolo, ora non mi ricordo il prezzo del piccolo. No, perché in realtà non l'abbiamo messo. Ah, non l'abbiamo messo, hai ragione. Non l'abbiamo messo perché comunque è poco per è dalle caposo, famiglie. Diciamo. Okay. Magari noi questo lo usiamo per le degustazioni. Dopodiché, e ti faccio già cominciare. Sì, anche perché sta diventando tutto freddo. Tutto freddo. Noi perché non abbiamo cucinato con loro questi due ingredienti? Perché comunque nella cucina c'era poca luce, si sarebbe visto non bene. Non siccome abbiamo, come l'abbiamo già ripetuto, come l'abbiamo fatto, sono cose molto semplici per Fare. Nel frattempo tu tagli il pane e cominci a condire. Io volevo capire un attimo, volevo mandare un saluto a tutti e volevo chiedere al nostro cameraman se ci sono domande, qualcosa, se manco c'è l'alcol, non lo vediamo. No, ti hanno salutato un bel po' di persone. Ok, quindi ricambio il saluto e nel frattempo così vogliono vedere come procede questo panino. Dico semplice. Infatti, ma che si possono anche portare questi ingredienti in dei contenitori. E se lo mangiamo. E se lo condiscono a signori, mano. Dopo la hit dell'estate è arrivato il pane dell'estate. Ora lo vedrete in tutti i telegiornali, in tutti i programmi. Questo sarà il pane del mare per l'estate. Ormai abbiamo lanciato questa moda. Quindi non esiste, una volta si portava a mare il pane con la cotoletta, la carne, mozzarella e pomodoro. Ma ormai no. Gourmet, il panino gourmet. Allora, perfetto. Come andiamo. Lo condiamo? Io ne condisco uno, poi. E l'altro lo faccio io, certo. Giusto. Allora, per prima cosa prendiamo un po', un cucchiaino di pesto di pistacchio. Io abbonderei però. Un attimo. Perché poi non è che c'è solo qui. Ah, certo, perché c'è l'altro lato. Poi anche c'è l'altro lato. Vai, quindi abbonda. Benissimo. Ok. Poi cosa mettiamo? Poi mettiamo le nostre melanzane, che abbiamo già cucinato, come abbiamo detto prima, anche se sono più grandi rispetto al pane, non fa niente. Poi. Ok, perfetto. Okay. Mettiamo le chips, come le chiamate tu? Chips di patate. Noi abbiamo lasciato la buccia come abbiamo detto, ma voi potete benissimamente anche non farlo, o farlo tagliata in maniera diversa. Di vai, condisci, poi gli faccio vedere come lo condisco, anche perché dico. Ok, ti lascio allora. Sì, vai, condisci. E dopo rimettiamo sopra il nostro pesto di pistacchio. Benissimo, perfetto. A posto, sei pronta? Puoi chiudere? Chiudiamo. Ok, vai. Ok, dai. Posso? Allora, quella è stata, diciamo, per farvi vedere come si faceva, però se volete fare un pane veramente spettacolare e speciale, seguite il mio procedimento. Allora, io non metto il pesto di pistacchio all'inizio, sono gusti. Io vado a mettere questa fetta di melanzane qua. Guardate, magari non sulla sulla qua, tavola. Qua, guarda, io lo dico sempre, tu sai cucinare, però non sei al mio livello. Allora, dopodiché, guarda, ora imparo una cosa. Tu hai messo il pesto di pistacchio, poi patate, se devi fare sentire sapori diversi, devi alternare. Bravissima. Giusto. Dopodiché il pesto di pistacchio si mette così, ok? Non un cucchiaio, perché è questo che non devono comprare né melanzane né patate, devono comprare il pesto. Perché non ci bastava per farlo? Ora te lo faccio. Guarda, fidatevi di me. Allora, metto questo così, a posto. Devo mettere le chips di patate, ci siamo? A questo punto le mettiamo tutte, ok? Poi guardate che manualità. Che delicatezza. E all'ultimo, tocco d'autore. Posso fare così, lo stivaghi direttamente così. Ci siamo? Cambia la manualità. Guarda. Tu la sapevi questo? Vedi che lo spalmi su tutto il panino. Guarda. Votate nel frattempo, poi quale vi è piaciuto di più, io non ho dubbi, però. Voi votate lo stesso. Perfetto. Dopo aver finito il barattolo, ecco, non poteva mancare. Questo già. No, prego, accomodati. Buonissimo. Va bene, ecco, ok. Andiamo a chiudere il nostro panino. Come lo chiudi? Con le mani, così. Chiudo. Signori, voglio dire. Questo è olio extravergine d'olivo, guarda come colla. Perfetto. E quindi a questo punto. Fai già la prima lo tagliamo già. Perché poi siamo No, ma tu mangi di... scusami, te lo devi mangiare tutto? Ma quanto me da... Ma non penso no, in tutto in diretta, no. Ok. Noi andiamo... Io ne taglio un pezzo dal mio. Tagliami tu un pezzo. Ok, tu sei più fine, io sono più all'affannato. Ecco. Allora, andiamo a fare ormai la nostra consueta prova assaggio.
Ovviamente non prima di aver dato un bacio alla mia signora. Buon appetito e noi andiamo. Buonissimo. Si sente... mi rifiuto. Io mangio il mio e tu mangi il tuo. Spiegalo tu, nel frattempo do un altro mostro. Allora, a me piace tanto, anche perché è un piatto che si sentono tutti e tre sapori, cioè proprio li senti, menzana, la patata fritta e il pesto di pistacchio. E si può mangiare anche freddo, perché si può mangiare tranquillamente freddo, ma questa si può mangiare anche freddo, quindi io l'ho anche, cioè io lo, come si dice, lo consiglio anche così. Non lo consiglio. No, che si dice? Devono farlo, e gli manca questo però. Certo, questo fa la differenza. Spiegagli come lo devono acquistare, che ti lo può capire. Ok, come potete acquistarlo? Semplicemente andando sul nostro sito, cliccando sui prodotti. Andate direttamente sui pesti, scegliete e cliccate sopra il pesto di pistacchio, mettono nel carrello. Chi abita a Palermo e dintorni, consegniamo noi a domicilio senza spese di, aggiuntive di domicilio. Chi invece abita fuori Palermo, in Sicilia o in Italia, ci sono, c'è il corriere che ve lo c'è porta. Anche Marta pure. Marta arriva pure. Insomma, e poi in tutto il resto dell'Europa. Benissimo. Sei stata perfetta. Io che dire. Il nostro sito è? Se ci sono domande nel frattempo magari qualcuno sta volendo dire, ma chi sta mangiando? Sì. Maria Concetta Matranga dice: che speranze ci sono per le vostre melanzane l'anno prossimo? Signora Matranga, io sapevo. Allora, signora Matranga, vale per tutti. Queste di qua sono le nostre melanzane. Il problema è un altro. Che io, quando avevo detto quella cosa, sapete benissimo, avete visto il video, noi non le commercializziamo questa annata, perché ci servono sia per noi per casa, le useremo per i nostri prodotti tipici, infatti a breve arriverà la caponata, arriveranno altri prodotti che troverete sul sito, ma purtroppo io dovrei vendere, dico mi attacco a questo discorso, dovrei vendere melanzane a 3,50€, 4€ al chilo e non è possibile. Ma infatti la signora ti chiedeva se il prossimo anno... Prossimo anno? Io me lo auguro. Se il signor governo la smette, può essere che stiamo tutti più tranquilli e sereni e lavoriamo tutti in un modo migliore. Okay. Anche perché comunque capiamo, soprattutto la signora Matranga, e non solo, era abituata... Che è stata per la merce fresca, noi per quest'estate... Nostro malgrado, perché dico sono soldi che si perdono, praticamente abbiamo deciso di fare così. Vabbè, però con la speranza molti hanno visto il video, mi arrivano giornalmente messaggi, ma quando cominciano gli ortaggi, erano buoni i peperoni, il pomodoro, la salsa, eccetera, eccetera. Ma purtroppo non possiamo fare altro, l'abbiamo spiegato mille volte, anzi, ve lo ribadisco, ve lo farò vedere un video dell'orto, perché certo, l'abbiamo detto, e vi farò vedere. Vabbè, da domani saremo di nuovo attivissimi. Con i video, con i video e insomma tutto il resto. Niente, quindi metteremo il link in questa diretta, che vi ricordo potete sempre seguire sulla nostra pagina, vi ricordo essere azienda Balsamo Francesco, quindi la metteremo là. Quindi commentate, condividetela, mettete like, cosa volete fare, fate. Anche commenti negativi se volete, ma non ce ne sono mai, quindi tranne per quello dice parli troppo, quello ci sta. Lo 0,01% ci può stare. Okay. E niente, io vi ricordo sempre che questo prodotto, però il vasetto a 200 grammi, lo potete acquistare sempre sul nostro sito, il prezzo 7 euro al vasetto, ma ci fai, se parliamo di pasta, 4 piatti di pasta, se con 7 euro 4 piatti di pasta, sinceramente si può fare. Cioè, che si senta. Quello è il doppio, quindi ci fai 4 bei panini per il mare, vi ricordo sempre il panino dell'estate, quindi 4 panini, quindi diciamo che questo sforzo si può fare. Anche perché prodotto pistacchio, olio e vergine d'oliva, se ve lo dico io vi potete fidare, perché ormai lo sapete benissimo, io ci metto sempre la mia faccia e state tranquilli. Niente, è meglio chiudere, ormai che ho fame, hanno fame. Così mangiamo anche noi. Per stasera chiudiamo, ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta da Francesco Balsamo. E Rosy. Per stasera è tutto, vi auguriamo una buona serata, una buona cena, salute a tutti, un bacio, ciao. Buona domenica.